Le patologie che vengono trattate a livello otorinolaringoiatrico sono le patologie infiammatorie essenzialmente delle vie aeree superiori, naso, gola, laringe, fino alla trachea, anche le patologie otologiche, e questo riguarda sia la patologia infantili, pediatriche, che le patologie negli adulti. Le patologie rinologiche trattate alla clinica Santa Caterina da Siena sono essenzialmente patologie che riguardano difficoltà alla ventilazione per via nasale o problematiche di tipo infiammatorio a carico del naso e dei seni paranasali. Quindi la clinica Santa Caterina da Siena offre uno strumentario importante e gli interventi che vengono effettuati si effettuano per via endoscopica, e quindi noi abbiamo uno strumentario vasto e ben definito di pertinenza otorinolaringoiatrica, e possiamo con questo strumentario avere uno schermo che magnifica la situazione interna del naso, quindi facilita al chirurgo in questo tipo di patologie infiammatorie. La clinica Santa Caterina da Siena offre uno strumentario che ci permette una diagnosi anche su patologie oncologiche. Quindi si può fare a livello di questa clinica un percorso di tipo diagnostico con una biopsia che ci dà poi un risultato a distanza breve, a distanza di una settimana. Noi abbiamo la possibilità di avere una diagnosi su un tumore che poi si valuterà come trattarlo, dove trattarlo, quali saranno i tempi per poterlo trattare con la chirurgia, con la radiochemioterapia. Nella clinica Santa Caterina da Siena vengono utilizzate delle tecniche d'avanguardia per quanto riguarda lo strumentario. Abbiamo quattro sale operatorie più una sala di radiologia interventistica che offrono degli enormi vantaggi agli operatori, e questo determina ovviamente un vantaggio non soltanto per il paziente ma anche per chi ha l'opportunità di lavorare in questa clinica. Il vantaggio dell'approccio multidisciplinare adottato nella clinica Santa Caterina è quella di offrire una diagnosi in breve tempo sulla OSAS. Sappiamo tutti che la OSAS, che vuol dire sindrome ostruttiva apneica nel sonno, può determinare nel tempo delle problematiche importanti, perché c'è un sovraccarico cardiaco, quindi un aumento della pressione, possono subentrare degli incidenti vascolari cardiaci come un infarto e incidenti anche di tipo neurologico con problematiche importanti. Quindi l'OSAS deve essere diagnosticata in breve tempo, e con questo approccio multidisciplinare noi abbiamo la possibilità in brevissimo tempo di poter accedere ad una diagnosi e quindi ad una adeguata terapia. All'interno della clinica Santa Caterina c'è la possibilità di operare dei bambini che hanno patologie di tipo adenotonsillare. Le infiammazioni adenotonsillari oggigiorno sono normate da linee guida importanti che ci dicono qual è l'approccio di tipo clinico, diagnostico e soprattutto terapeutico. La clinica Santa Caterina da Siena può dare un apporto importante alla diagnosi con le visite, dato che gli ambulatori sono dotati di un'attrezzatura con fibre ottiche e quindi con un'endoscopia che magnifica le immagini su un grande schermo, e quindi ci permette di fare esami audiometrici, impedenziometrici e tutta una diagnosi sulle patologie infantili. Le sale operatorie sono attrezzatissime per poter accogliere gli eventuali candidati ad interventi di chirurgia otorinolaringoiatrica pediatrica, sia come adenotonsillectomia che come drenaggi timpanici.